Ernesto Restucci. Ci sta? Si parla d'amore. L'amore può essere interpretato in mille modi. Come diceva il Pirandello, uno nessuno centomila. L'amore può essere tatto, può essere materiale, può essere astratto. Ma lui attraverso questo regalo, un sorriso, vuole trasmetterci non la nostra emozione, ma una sua emozione vissuta sia con la mente che con lo spirito. Prego. Questi versi li dedico a Marina Intermoia. Regalami un sorriso, al titolo. Regalami un sorriso, fammi sognare un poco. Ti porterò con me come se fosse un gioco. Ti prenderò la mano e andremo in riva al mare, come nei vecchi tempi, che a noi piaceva fare. Ricordi il primo incontro? Fu proprio in primavera. Una giornata tiepida ci unì fino alla sera. Ricordo il tuo sorriso, dolce, semplice, intrigante. Persi la testa e mi bastò un solo istante. Ora, dopo anni, ti rivedo e sai, mi fa un effetto strano. Diverse primavere sono passate e quel tempo è assai lontano. Ecco, ora mi guardi, mi regali un breve accenno d'un sorriso, non parli, ma qualcosa è più eloquente, la tua lacrima sul viso. Poi furtivamente prendi la mia mano e dici, portami in riva al mare, come nei vecchi tempi che a noi piaceva fare. Ernesto, complimenti. Ma mi ha dato l'impressione, ma è dedicata a qualcuno? Sì, ho detto a Marina Intermoia. A Marina? Ho detto, questi versi li dedico a Marina Intermoia. Tu mi devi perdonare perché sono stato distratto dal maestro, ma è qua presente? Sì, sì, è qui presente. Wow, tu qui c'eri. È la presidentessa dell'ACRI della... Ma no, dico che stai una dichiarazione, come un interpretato... No, è una dichiarazione proprio affettiva, dice, come si chiama marito, voglio proprio bene. Mo ti faccio pure una poesia, no, dico complimenti perché sono rimasto scosso non dalla metrica, ma dalla passionalità che hai messo in questi versi. Io veramente sono fortemente emozionato perché è la prima esperienza. Ho capito. E tutte le cosette qua. Senti una cosa. Quindi c'avevo... Sì, mo hai poco tempo, io mi chiamo Maria, scrivo una poesia, vai, non ti preoccupare. Grazie Ernesto. Grazie, siamo quasi... Buonasera Ernesto, siamo quasi alla fine.